Buongiorno a tutti, eccoci qua alla seconda parte del tutorial cominciato ieri di impariamo a suonare la chitarra. Dunque, volevo continuare col dire appunto la presentazione dello strumento, appunto della chitarra. Abbiamo nella fattispecie la testa, che sarebbe questa, il manico della chitarra e il corpo della chitarra, che è formato da questo. E poi abbiamo le corde, poi per le tonalità, per le note, quelle sono situazioni che vedremo in seguito. Dunque, le corde, una piccola prefazione sulle corde. Le corde della chitarra classica sono di minugia o di nylon. E quelle della chitarra jazz sono di acciaio cromato liscio. E osserviamo qui che è fondamentalmente sconsigliabile montare delle corde tutte in acciaio e sulla chitarra classica sprovviste di tenditori, cioè se non si ha delle chiavette adatte per montare le corde d'acciaio, è meglio non montare, perché col tempo poi si spezzano, romperà anche il corpo della chitarra. E appunto la loro estrema tensione piegherebbe il manico in avanti, rendendolo progressivamente impossibile il suono. Inoltre è grande il rischio di vedere sia staccarsi il cavalletto della chitarra. I guasti sono allora troppo importanti per giustificare la spesa di una riparazione. Esistono da qualche tempo delle corde austriache in acciaio e seta, il cuore è in seta all'esterno di acciaio ritorto, e che adattano molto bene la chitarra classica e a coloro che preferiscono il suono più potente, più secco delle corde in acciaio, cioè c'è questa differenza. E è importante per me, appunto anche per voi, sapere delle corde, perché quando poi si andranno a cambiare si dovrà dire al rivenditore delle chitarre, che loro sono sicuramente dei periti a riguardo, però ricordarglielo è meglio, perché ne va della chitarra vostra, insomma, che poi si personalizza la chitarra a lungo andare, diventa propriamente tua. E si può ugualmente segnalare l'esistenza di chitarre elettriche a due manici, uno per il suono e l'altro per l'accompagnamento, o uno per il basso e l'altro per il solo e l'accompagnamento. E persino di un composto ibrido chitarra-organo. Sì, potrebbe esistere anche quella situazione. Gli accessori della chitarra sono la custodia, che già avevo citato ieri. Un acquisto costoso ma indispensabile per la conservazione corretta e prolungata della chitarra e dello strumento. La cinghia, che assicura un buon sostegno alla chitarra quando si suona in posizione eretta, cioè in piedi. E il mediatore, detto anche piatto plettro o ugna, in tartaruga, nylon o plastica. È in principio indispensabile per suonare da solista, benché West Montgomery, non so se vi ricordate questo grande appunto chitarrista, West Montgomery abbia dimostrato che il pollice è sufficiente, ma se ne può comandare, fare a meno per l'accompagnamento. Il suono sarà d'altronde più caldo, cioè quando la corda viene schiacciata con il pollice potrebbe essere più caldo il suono, così, vedete? Quando viene schiacciata con il pollice. E il capotasto viene utilizzato soltanto dai principianti o a coloro che rifiutano la tecnica dello strumento. Permette di suonare facilmente in tutte le tonalità quando si conoscono pochi accordi e si vuole o non si vuole eseguire gli accordi col barré. Questo qua è il barré, vedete? Quando
Tipo un esempio banale che vedremo poi in seguito, il barré è questo. Il fa, si minore, si. Vedete? Do bemolle, re bemolle, la bemolle. Però questo sono note che vedremo poi in seguito, se ne accorgeremo in seguito. Bene, poi parliamo ancora per la conservazione della chitarra. Dunque, la conservazione della chitarra è pure molto importante perché a seconda della situazione, il posto, è importante che la chitarra stia pure, diciamo così, a suo agio, che non prenda né troppo freddo, né troppo caldo, né stia in temperature troppo rigide o secche. Dunque, qualche precauzione appunto si rileva importante perché è necessario per assicurare una lunga vita alla propria chitarra, perché questo è uno strumento bellissimo, come sapete, la chitarra, e diciamo costa pure molta una chitarra già di buona situazione dovrebbe costare pure 3.000 euro. Poi a secondo l'esigenza, a secondo appunto quello del quale si vuole fare con la chitarra o la propria professionalità con la chitarra. E la chitarra non sopporta il calore, ci si guadagnerà dunque dal portarla vicino a un termosifone, al sole o nel cofano di una vettura. Così come per il calore la chitarra non ama il freddo, la si porrà nella misura del possibile, al riparo da grosse variazioni di temperatura. Il legno cede, per questo la chitarra non ama l'umidità e né la pioggia. E appunto questo. La chitarra infine è allergica agli shock violenti. Gli shock violenti che vuol dire? Per tutte le suddette ragioni, l'utilizzazione di una custodia costituisce la migliore delle precauzioni da prendere. In mancanza di una custodia si impone appunto l'impiego di una coperta ben imbottita o impermeabile. Quindi se non avete una custodia o comunque non sapete come così, se non volete coprire la custodia è anche buono prendere una buona coperta bella spessa, morbida, che la ricopra da ogni intemperie. La vostra chitarra. E conviene controllare regolarmente la dirittura del manico e procedere o far procedere a regolazione adeguata non appena si constata una grossa variazione dello scarto tra le corde e il manico. Come regola generale, uno scarto da 4 a 6 mm dell'altezza di 12 casella è regolare, cioè bisogna ben vedere se nella chitarra vedete le corde, no? Mi, si, sol, re, la, mi. Vedete? Ripeto, mi, la prima è la mi, si, sol, re, la, mi. Devono sempre avere queste. Diciamo questa dirittura, questa pari distanza a lungo andare, altrimenti se si vede che le distanze si allargano, è bene portarlo appunto dal rivenditore di chitarra, di musica e farselo accomodare, farselo aggiustare. Loro sanno la procedura da fare. È bene non toccarla se non siete sicuri di non toccarla, persino cambiare la corda allo strumento, bisogna andare appunto al rivenditore. Se si prova a fare da soli c'è il rischio che appunto la corda si spezzi di nuovo o si sfiletti troppo e rovini anche appunto il legno. Quindi è importante questo particolare. E dunque abbiamo parlato per la conservazione della chitarra, gli accessori, abbiamo detto appunto le parti generali della chitarra, appunto testa, manico e corpo. E ora questo video, questo secondo tutorial sta quasi finendo. Poi domani continueremo come accordare la chitarra, però per
i primi tempi, diciamo, per i primi tempi, a chi non è tanto pratico del suonare, c'è l'accordatore elettronico che è molto importante, molto, che domani vi farò vedere. E io mi sono trovato molto bene, anche se sono sincero, io nella situazione attuale sì, so accordare senza accordatore, però mi sento più sicuro con l'accordatore, mi sento più a mio agio. Bene, questo secondo step impariamo a suonare la chitarra, nelle nozioni generali è finito questo secondo hashtag. Ci vediamo dopodomani o domani, a secondo appunto il tempo relativo alle esigenze mie e della famiglia. Speriamo vi piaccia, visualizzate in tanti, un abbraccio grande. Ciao, al prossimo step.